Buonasera cari telespettatori, ci troviamo a Verona Fiere per l'appuntamento annuale con Automotive Dealer Day, l'evento che quest'anno è arrivato alla sua 16ª edizione, una manifestazione davvero importante per il settore automotive che in Italia vale l'11% del PIL. Sono previste e sono attese 4.000 persone in queste 3 giornate di fiera e ricordiamo che all'interno dei padiglioni sono presenti il 60% dei concessionari di tutto il territorio italiano, 6 associazioni di categoria, 15 case automobilistiche e poi ovviamente tantissimi workshop, convegni e approfondimenti. Andiamo allora a scoprire quali sono le novità di quest'anno. Elettrica, connessa, autonoma e condivisa. Gli occhi della 16ª edizione dell'Automotive Dealer Day sono tutti rivolti all'automobile del futuro e a un mercato, quello automobilistico, che in Italia nel 2017 ha sfiorato i 2 milioni di immatricolazioni con un aumento del 7,9% rispetto all'anno precedente. Dati incoraggianti, sintomo di una crisi dell'auto ormai passata e che per il primo quadrimestre del 2018 continuano a dare timidi segnali positivi, con un più 0,2% sul 2017. Il Dealer Day, l'evento organizzato dalla società trevigiana Quintegia, da 16 anni a questa parte si pone un duplice obiettivo. Da un lato, fornire contenuti e soluzioni pratiche immediatamente spendibili in azienda. Dall'altro, presentare l'evoluzione dell'ecosistema automotive e dare stimoli volti a favorire l'innovazione attraverso il passaggio da un orientamento al prodotto a quello al servizio, un focus sulla customer experience e la relazione e l'integrazione tra dimensione fisica e digitale. In questo contesto si inserisce Asconauto, l'associazione consorzi concessionari auto, partner della Kermesse veronese sin dal suo esordio. Con le sue nuove iniziative Asconauto intende traghettare le concessionarie nel futuro, trasferendo nell'attività una particolare attenzione al nuovo comportamento del consumatore e all'utilizzo ottimizzato della tecnologia. Usato, post vendita e nuovo restano capisaldi dell'attività dei dealer, ma sono da riorganizzare e da gestire in modo originale attraverso l'ideazione e l'attuazione di strategie innovative. Nasce così il Service Day, che Asconauto organizza sempre con la collaborazione di Quintegia. Il Service Day è, lo banalizzo, il Dealer Day è dedicato al mondo del service. Sono 2 o 3 anni che con Quintegia ci interroghiamo su cosa potevamo fare insieme. Comune è stata la riflessione che per come si stava evolvendo il mondo dell'automotive e i business dei concessionari fosse assolutamente indispensabile valorizzare il service, che è una parte marginale importante dell'attività della concessionaria, e quindi a questo punto abbiamo detto iniziamo a dedicare una manifestazione alla presentazione di com'è il mondo del service di marchio. Una manifestazione dedicata che si svolgerà a Brescia dal 16 al 18 di novembre di quest'anno. Molte case automobilistiche, il settore di post vendita hanno già dato la loro adesione, quindi ci sarà l'occasione di riunire le reti ufficiali, ci sarà l'occasione di presentare come funziona il service, quali sono le qualità dei ricambi, quali sono le qualità della manutenzione fatta secondo le indicazioni di chi costruisce le vetture. E quindi ci sarà la possibilità di una riflessione all'interno del mondo del service ufficiali, ma anche la possibilità di dire agli autoriparatori: signori, guardate come si può lavorare, come lavorano le case, ci sono spazi di collaborazione, noi vogliamo sempre più che si diffonda l'utilizzo del ricambio originale, ma vorremmo che ci fosse anche un'attenzione al sistema di riparazione. Durante le giornate di Quintegia, una proposta molto interessante per ridurre in misura significativa l'età media del parco auto nazionale, eliminando il segmento più vecchio, inquinante e insicuro, è stata fatta da Michele Crisci, presidente UNRAE, l'Unione degli Importatori di Vetture Estere in Italia. Crisci ha chiesto infatti un bonus sul costo d'acquisto a chi cambia un'auto ante Euro 3, comprando un usato di classe Euro 5 o Euro 6.